dopo aver analizzato tutte le funzioni inerenti al menu anagrafica, gestione e incassi, siamo ora arrivati alla parte che riguarda le relazioni esterne. Qui troviamo tutti i pulsanti di scelta rapida, oppure possiamo richiamare le stesse funzioni cliccando nel menu a tendina in alto, dove appunto ci compaiono tutte quante le funzioni che abbiamo a disposizione. WinCon in generale è un programma che è stato predisposto per facilitare il vostro lavoro di amministratore di condominio, quindi in questa parte relativa alle relazioni esterne, ad esempio, potete avere sempre a portata di mano e in maniera chiara ed ordinata tutte le richieste o le telefonate di interventi, manutenzione che riceverete durante la vostra attività lavorativa da parte dei condomini. Premendo quindi sul pulsante di richiesta manutenzioni, selezioniamo un condominio. Ecco qua, selezionato il condominio, da questo menu a tendina ci compariranno tutti i condomini che appartengono al condominio selezionato. Ipotizziamo ora, a titolo esemplificativo, che il condomino Rossi Carla ci invii ci abbia inviato, scusate, il 2 gennaio del 2015 alle ore 10 una richiesta di manutenzione. Qui ci vengono caricati automaticamente i dati relativi al numero di telefono, al numero di cellulare, se ne abbiamo necessità di utilizzarli li abbiamo subito a schermo, quindi abbiamo i dati sensibili che ci vengono richiamati automaticamente, sono i dati che abbiamo inserito ovviamente nell'anagrafica. Ora possiamo quindi inserire il motivo della richiesta e quindi della segnalazione che ci è pervenuta. Ad esempio scriviamo richiesta di manutenzione del citofono non funzionante. Lo andiamo a salvare. Al salvataggio la procedura ci genererà in maniera automatica una segnalazione della richiesta pervenuta che sarà visibile nella schermata principale di WinCond. Quindi chiudiamo, ecco qua che ci compare nella schermata principale la richiesta di intervento pervenuta. Se la procedura è gestita in una rete aziendale, tutti gli operatori potranno contemporaneamente visionare la richiesta pervenuta, cioè comparirà questa anche a loro. Una volta inserita la richiesta, la sua lavorazione può avvenire cliccando sul pulsante gestione intervento oppure cliccando sul pulsante qui subito disponibile lavorazione. E questa è la form che ci permette di gestire la richiesta dell'intervento. Qui voi potrete selezionare uno o più interventi che sono richiesti ed assegnarli a un fornitore. Qui noi richiamiamo uno dei fornitori che abbiamo già caricato, ma se non dovesse essere presente sapete sempre che dovete tornare nell'anagrafica e andare a inserire i dati nell'anagrafica fornitori, poi tornare nel menu relazione, richiesta manutenzione, gestione, oppure più semplicemente richiamando l'elaborazione della richiesta qui nella schermata iniziale e selezionare il fornitore dedicato a questo intervento. Dopodiché si potrà anche andare a specificare la data e l'ora in cui noi abbiamo affidato questo determinato intervento, quindi diciamo che magari l'8 gennaio
alle ore 12 abbiamo comunicato al fornitore Verdi via fax, oppure potete scegliere via telefono, il fatto di dover eseguire questo determinato intervento. La richiesta in realtà può essere anche inviata via mail. Ora a me è comparsa la notifica del fatto che non ho specificato nell'anagrafica di studio il server mail, perché per semplicità ho dato nome di fantasia, quindi voi, se mettete i dati corretti, comunque non vi comparirà quella scritta. Ecco qua che anche qui di default mi richiama i dati che ho inserito nell'anagrafica dei fornitori, quindi la mail direttamente, l'oggetto che è una richiesta di intervento e il corpo della mail, che in automatico mi dà l'inizio, diciamo l'intestazione della mail. Poi posso proseguirla e compilarla come meglio credo, e in fondo troveremo il tasto di invio della mail. Chiudiamo. Ipotizziamo poi che la manutenzione venga evasa, quindi il fornitore concluda il suo lavoro e ripremiamo su lavorazione per andare a dare la spunta che il lavoro è stato eseguito, e possiamo memorizzare anche la data dell'esecuzione. Mettiamo il 14 gennaio alle ore 9. Sotto possiamo anche inserire la descrizione delle opere che sono state effettuate, ad esempio ripristino del citofono ora funzionante, oppure non so se magari c'è necessità di fare un altro intervento, se ci sono stati dei problemi. Qui possiamo andare a descrivere l'intervento effettuato. Una volta data questa spunta e salvata, andiamo a chiudere. Possiamo sempre tornare a vedere ciò che è accaduto riguardo a questo intervento utilizzando il tasto gestione intervento. Ora qui io a titolo di prova ne avevo caricato anche un altro, quindi ne compaiono due, però ecco l'ultimo, Rossi Carla, quello che abbiamo appena visto, e qui avrò tutta la cronistoria di quanto è accaduto. Posso anche andarmi a stampare una scheda singola, ora raggruppata per condomini, in cui mi vengono riepilogate tutte, mi viene diciamo elaborata una scheda vera e propria di manutenzione con i dati del richiedente, con il tipo di manutenzione effettuata, e poi sotto ci saranno anche delle note del manutentore se necessarie. Ora, come potete vedere, è scomparsa dalla mia schermata principale la richiesta di intervento, perché appunto è stata eseguita, quindi non è scomparsa dal mio database, in quanto, come vi ho appena fatto vedere, è sempre richiamabile da gestione intervento. E qui ecco, selezionando quella di mio interesse, mi darà tutte le informazioni di cui ho bisogno. Però ecco, ovviamente per una questione proprio di ordine anche, no, e di fruibilità del programma, tutto ciò che non è più indispensabile avere a video viene eliminato automaticamente. In questo modo voi potrete sempre avere a disposizione anche in questo caso una cronistoria degli interventi effettuati, e potrete sempre facilmente effettuare le verifiche necessarie.